Ciao amici, chi non vorrebbe sgonfiare la pancia bene e in fretta e vedere l'addome piatto e liscio? Già sgonfiarla è un miracolo, poi in fretta, ma sei sicura? Ho dei trucchetti interessanti. Soprattutto in estate, ma anche durante l'anno, tutti desideriamo sgonfiare la pancia e calare il giro vita. Come spiego sempre nelle mie consulenze del sistema di salute naturale, la colpa principale della pancia gonfia è il cibo, nello specifico la scelta degli alimenti e come li abbiniamo a tavola. Vediamo allora insieme un menù settimanale per snellire l'addome in un solo mese. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Colazione! Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone. Idrata, depura e attiva subito l'intestino. Io lo dico solo da 25 anni. Sicura che non fa effetto placebo? Ma ci sono le testimonianze di migliaia di persone. A colazione, i cibi che gonfiano di più sono i carboidrati raffinati e gli zuccheri. Per certe persone anche la frutta e i succhi di frutta, soprattutto freddi e se bevuti in fretta. Nemico numero uno del gonfiore e dell'intestino è il latte vaccino, ancora peggio se abbinato al caffè. Meglio optare per latte vegetale o tisane che accompagnano muesli o fiocchi integrali, oppure pane o fette integrali con marmellata senza zuccheri aggiunti. Bene anche la colazione salata, magari con il toast all'avocado che ho descritto in questo video. Per avere tante idee golose per la colazione, potete guardare i video che trovate in questa raccolta. Pranzo. A pranzo abbinare cereali e verdure cotte o proteine e verdure cotte, ma non cereali e proteine. Da evitare i formaggi come la mozzarella che non sono per niente leggeri per l'intestino. Anche a pranzo attenzione alla frutta che potrebbe fermentare e quindi gonfiare. Cena. Se vi piace l'idea di un piatto unico, goloso e leggero, potete fare la mia insalatona risolutiva che trovate in questo video. Come portata principale, di nuovo abbinare cereali e verdure cotte o proteine e verdure cotte. Per le proteine, meglio le carni bianche, il pesce e i legumi come ceci o lenticchie che gonfiano meno e ovviamente tofu e seitan. E gli spuntini? Antigonfiore anche quelli. Per gli spuntini bene la frutta fresca, ma solo di un tipo per volta, oppure la frutta secca, ma non più di una manciata. In descrizione trovate i link ai miei ebook con tante ricette sane e amiche della pancia piatta. Se seguite questo stile di alimentazione, il gonfiore se ne andrà presto, già in 4 settimane. Se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te, clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato. Bene amici, oggi abbiamo visto come snellire l'addome in 4 settimane. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist con i consigli per un menù antigonfiore. Lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.